sempre con il bocca, si fa da mangiare per il Natale, come potete vedere siamo tutti addobbati, guarda lì che po' di lavori ha fatto anche la mamma di Andrea, guarda lì. Sempre il tema natalizio, mi ricordo di questo piatto che mia nonna cucinava sempre a Natale, ma che potete anche cucinare in altri giorni, che sarebbe il collo ripieno. Il collo ripieno può essere sia della gallina che del pollo. A Natale si fa sempre il brodo, per fare tortellini in brodo, si fa il brodo di gallina, si fa il brodo di pollo, si fa il brodo di carne. Se fate il brodo e se fate il brodo con la gallina, vi consiglio di farvi dal vostro pollaiolo il collo, ne dite, me lo pulisci? E allora lui sicuramente ve lo pulirà come ha fatto il mio. Come potete vedere non c'è più l'osso, eh? È stato levato, io l'ho fiammeggiato bene, gli ho levato tutti i pelacci che c'ha. Qualche piumina c'è rimasta, ma tanto non si mangia anche quella. Ricetta toscana al 100%, vi ci posso scommettere l'ultimo orecchio. Poi capace in altri giorni la faranno in un'altra maniera, ma così come lo faccio io è proprio toscana al 100%. E andiamo subito, di origine fiorentina fra le altre cose, guardiamo subito gli ingredienti. Allora, prima cosa ci vuole il collo della gallina, ve l'ho detto, lo dovete far pulire al vostro macellaio, voi poi sulla fiamma lo sfiammeggiate e lo spulizzite bene. Di solito la gallina c'ha un collo solo, ma il mio amico macellario, che ringrazio ancora una volta, me ne ha date due o tre che ne avanzavano, così stasera ne farò due o tre alla volta. Qui c'è anche uno di pollo che è un po' più grossino, così anche per rimanere in tema, perché è una fame muore la mia amica Andrea, che ho preso anche mezza gallina per farci il brodo ancora più buono, che poi potremo anche usare in altre ricette. Il brodo ve lo tenete lì, non c'è problema. Ci vorrà un uovo, circa 50 g di parmigiano, 250 g di macinato misto, un po' di manzo e un po' di maiale. Poi ci vuole una carota, una cipolla, qualche costolina di sedano e un po' di prezzemolo, un po' di noce moscata, sale, pepe e olio di vello buono che non deve mancare. Prima cosa da fare sarà la base per fare poi la gallina bollita, ossia prendete un paio di litri d'acqua, no? Bella fredda, lo andate a accendere e a freddo ci andiamo a buttare i nostri odori, la carota, la cipolla, un po' di prezzemolo. E ora cosa c'è da fare? Da dappallo, salarlo un pochino e portarlo a ebollizione. Nel frattempo faremo l'impasto e riempiremo i nostri colli. Cosa dobbiamo fare? Prendete un po' di prezzemolo e ci fate un tritino così. Poi prendete la carne, ci spaccate un uovo, ci rovesciate il parmigiano, ci mettete prezzemolo, un po' di noce moscata, proprio una spruzzatina, sale e pepe, e ora andiamo a impastare tutto. Un bel impasto con questa robina V, ve l'ho detto, 250 g di macinato in parti uguali fra maiale e carne di manzo. Ci potete mettere la mortadella se non trovate il maiale, macinata è meglio il maiale secondo me, però a questo punto prendiamo il nostro collo e lo dobbiamo andare a riempire. Allora prendo questo qui, vedete, è bello, come il calzino, vedete? Ce lo vado a mettere coditi, perché mi raccomando, spingere bene, non pressare troppo, però spingere che entri bene il nostro impasto. Ah, mi scordavo, prima di riempirlo me l'ero scordato, voi dovete fare un cappiettino con uno spaghino, no? E dovrete andare a tappare il becco al nostro pollettino. Al vostro becco fate un cappiettino che dovrà rimanere chiuso, perché se no ci esce ripieno. Lo chiudete, ci fate un bel fiocco. Ecco fatto, perché se no durante la cottura vi potrebbe uscire di fuori. E andiamo a finire di riempire il nostro collo. Perfetto, piano piano. A questo punto ci sarà da fare un attimo la nostra calzamaglia. Ossia dovremo cucire il fondo del collo per non far fuoriuscire il nostro ripieno. Allora, vi dovete munire, dovete fare come
come me, e vi dovrete munire di un bel lago bello spesso. Faremo un rammendo al carcino, va bene? Chi fa la massaia lo sa fare meglio di me, io sono buono a una mazza, ma la faccio all'ara, ma vieni. Ora lo vado a chiudere, eh? Faccio un bel paio di entrate così per chiudere l'ammodino. E ora lo vado leggermente a bucherellare, faccio dei buchettini piccolini, perché se no, mentre lo andrò a cuocere, mi farà l'esplosione totale. Allora io con l'ago stesso gli faccio dei piccoli fori, vedete? Per far fuoriuscire l'aria che poi cercherà di far venire fuori, come all'esercizio quando lo andiamo a cuocere. Io ora finisco l'impasto su questi altri due colli e ci si vede dopo. Signori, sono riuscito finalmente a chiudere i miei colli di pollo di gallina. Ora cosa c'è da fare? Ve l'avevo detto, c'era da portare a bollizione tutta questa qui. Ci ho messo anche un pomodorino io mentre voi non mi vedevate. E ora ci vado a mettere sia la gallina proprio mentre bolle, eh? Deve bollire l'acqua, mi raccomando, e i due colli e i tre colli. E ora c'è da aspettare che siano pronti. Le vado a ritappare. Dopo una venticinquina di minuti i nostri colli di pollo o di gallina saranno pronti, pronti per essere degustati. Le potete mangiare caldi, freddi, come vi pare a voi. Ora si guarda, via! Signori, il nostro collo ripieno è pronto. Ha bollito circa una venticinquina di minuti, anche mezz'ora forse. Vado a spegnere, vedete tutto questo rosso qua? È tutto il grasso della gallina. Ora a noi ci serve solo il collo per ora. Sicché io vado a prendere un collo, lo vado a mettere. Dovranno ghiacciare questi colli. Si prende anche la gallina oppure la potete lasciare qua, non ci interessa solo il collo. Questo è un buonissimo brodo, lo dovrete però sgrassare un attimino, lo vedete qui, ora voi lo lasciate così, lo lasciate ghiacciare un attimo, poi con una schiumarola andate tutto d'intorno e levate tutto questo grasso, perché è un grasso un po', vi fa finire la carella praticamente. Ora cosa c'è da fare? C'è da tagliare il nostro collo, molto buono caldo ma freddo, servito freddo, è una specialità. Guardate che bellezza, ci fate come delle striscine, delle rondelline belline, guardate, da servire così. L'ho detto, secondo la mia opinione è più buono freddo, ci mettete dei sottaceti d'intorno, è una specialità. Potete servire anche così, con un pochino di olio a crudo. È un piattino, un antipastino, secondo me, che fate una bellissima figura, perché è una cosa che non si mangia più particolarmente. Io vi mando un bel bacione e vi dico forza Livorno e viva Natale e a chi ci fa mangiare bene. Grazie e arrivederci.